Pomponi, inizia questa nuova esperienza, la nuova proprietà della Chieti Calcio. Secondo quali basi e cosa l'ha spinta ad acquisire la proprietà della Chieti Calcio? Allora, le basi sono per lavorare e per fare calcio nel migliore dei modi. Abbiamo uno staff eccezionale perché abbiamo agenti FIFA e abbiamo Aldair per tutta l'area tecnica. Aldair è il super campione del mondo che quest'altra settimana, già lo preannuncio, sarà qui in conferenza stampa qui allo stadio Angelini. E ciò che mi ha spinta è l'amore per questo sport innanzitutto e fare bene calcio, a tornare alla vecchia maniera e portare i ragazzi, far crescere i ragazzi, fare un settore giovanile adeguato per questa città che merita questo, merita rispetto, merita tutto quanto questo, compreso le delusioni dei tifosi, che è giusto, giustissimo che la loro delusione, giustissima anche per la passata gestione che non so di che cosa stiamo parlando perché non c'ero, e sperando che il comune o la regione ci appoggi quel progetto che noi abbiamo in mente, vedi per il comune quanto concerne il discorso comunale per l'omologazione dello stadio e vedi anche per la regione per vedere un attimino qualche spazio che possono crescere da calciatori, a piccoli calciatori, i nostri figli. Lei ha parlato di settore giovanile come base essenziale, però i tifosi chiedono anche i risultati, cosa si sente di garantire sotto questo profilo? Allora, sperando già da quest'anno, da partire da, innanzitutto garantiamo il campione di Serie D, che è la cosa più importante, visto poi quello che si era sentito dire in città, che si era vociferato in città. La seconda cosa più importante, garantiamo che, sperando per meriti sportivi di arrivare quest'altro anno in Lega Pro, se questo non dovesse accadere perché gli altri sono stati più brevi di noi, sicuramente cercare di fare un ripescaccio. Allenatore, profilo dell'allenatore quale sarà? Dobbiamo ancora parlare. Tutto è stato fatto neanche 5 giorni fa. Aldair, come ha accettato questa proposta? Felicissimo. Quest'altra settimana verrà lui personalmente a fare i saluti a Chieti. Quale sarà il suo ruolo? Tutto manager dell'area tecnica totale, perciò il parco giocatori totale, sia per quanto concerne il discorso dei giovani sia per quanto concerne il discorso della prima squadra.